Eugenio Zoffili, questa raccolta firme, la prima gazebata, è stato un successo quasi inatteso. Sì, è partita veramente alla grande, il 29 e il 30 marzo abbiamo avuto 1379 gazebo posizionati sul territorio in 13 regioni del nord e del centro, abbiamo raccolto oltre 100.000 firme, 100.000 per come ha annunciato il segretario federale Matteo Salvini. Ringrazio veramente di cuore tutti i militanti, tutti i volontari della campagna referendaria Viene a firmare e tutte le persone che sono venute hanno sottoscritto i 5 quesiti referendari della Lega Nord. Non ci fermiamo assolutamente qui. Dunque adesso per firmare un cittadino, se volesse firmare questi referendum, cosa deve fare? Noi ci siamo, la raccolta firme va assolutamente avanti, siamo presenti con i nostri moduli, con i moduli della campagna referendaria Viene a firmare della Lega Nord in tutti i comuni, dal nord al centro al sud, ogni cittadino si può recare tranquillamente in comune e andare a sottoscrivere i 5 quesiti referendari. Visto il successo di questa gazebata, abbiamo sentito in conferenza stampa, ne farete un'altra, quando e come? Ne faremo un'altra sicuramente il 12 e 13 aprile, saremo ancora presenti nel maggior numero possibile di piazze del nord, ma non solo nel nord, perché come abbiamo sentito in conferenza stampa il segretario federale andrà anche a Roma e farà un gazebo anche a Roma di raccolta firme, insomma di presentazione alla cittadinanza di questa iniziativa. Per i dettagli, numero di telefono, indirizzo mail? Per i dettagli 0266 234 234, il nostro numero dedicato, e abbiamo ricevuto veramente tante telefonate, sempre nord, centro, sud, da tutto il paese ci chiamano e chiedono informazioni sulla campagna, addirittura questo fine settimana chiamavano, che ne so, da Salerno piuttosto che dalla Sicilia e volevano il gazebo lì nel loro paese. Noi abbiamo risposto che per firmare anche loro possono recarsi in comune. Il sito www.vieneafirmare.org è ancora veramente grazie a tutti.